Ciao amiche e amici dalla vostra Gatta Luna, che è sempre la vostra fatina punk. Niente a che vedere con la fata turchina. Noi siamo un po' più birbantelle. Allora, il video più atteso lo sappiamo che è questo qua, dei prodotti finiti. Io uso questa shopper di Utah, una specie di cotone ruvidoso, e vediamo che cosa abbiamo. Prima di tutto, prodotto che boccio senza pietà, anche se il brand è prestigioso ed è Inkey List, il poliglutammico siero, il siero all'acido poliglutammico, ecco, forse è così che si dice, ed è questo qui che mi ha aggredito la pelle. Sono 30 millilitri, non è adatto a me, è troppo forte e si usa mattina e sera, ma qui dice che va bene anche per le pelli sensibili, per la mia no. Non ci siamo. Mi ha procurato prurito, irritazione e via e via e via. Anche questo prodottino qui di Shiseido lo boccio perché è un trattamento delicato, una lozione curante ed equilibrante per pelle normale o mista o oleosa, ma non ci siamo, a me ha irritato. È un tonico sostanzialmente, però mi ha irritato e non ci siamo. Polvere finissima Eufydra, amido mio, bella granulosina, è una polvere per la pelle, non contiene talco, si usa nelle pieghe della pelle o comunque dopo il bagno o la doccia per rinfrescare il vostro corpicino. Elmex, il mio colluttorio che ormai conoscete a memoria, per gengive e denti sensibili. Elmex, ottimo. Io lo metto nell'acqua dell'idropulsore oppure lo uso puro per degli sciacqui. La carta igienica, veramente igienica, di Fria, questa è una nuova formulazione. Infatti, di solito mi sembra fossero azzurri questi cuoricini, adesso sono rosa, mi pare, non so, forse sbaglio. Prodotto che boccio, va male sto mese. Glow Up, ma non per niente, 200 millilitri, omaggiato mi da Look Fantastica, che io ringrazio. È un soufflé corporel, cioè una specie di crema morbida morbida, è una mousse sostanzialmente, per idratare la pelle. Un bel 200 ml del brand Glow Up, giusto? Ma per me non ci siamo, perché forse l'ho tenuta troppo in casa, ma è diventato un mattone, cioè non esce, non ho niente da fare, ho provato a metterla nell'acqua calda, sul termosifone, così è un macigno che non esce. Sì, oddio, potevo tagliarlo, ma poi si perde l'aspetto igienico. The second bottle. Spazzolino per le unghie. Questo è vecchio, come vedete il colore è anche alterato, quindi lo butto. Poi abbiamo delle confezioncine di Esselunga, da 50, Esselunga. Da 50 sono pad di cotone per l'igiene. Io uso soprattutto per gli occhi oppure per la prima struccata fatta con l'acqua micellare. Poi abbiamo la confezione con cui in farmacia vi vendono le garzine pretagliate, che hanno questa dimensione. Oh, ce n'è dentro una ancora, ancora. Sono garzine pretagliate che sono, come vedete, sottilissime, no? Questa è una che viene piegata e tagliata automaticamente, e questa io la uso già ancora piegata, non c'è bisogno di aprirla, di squadernarla, e adesso questa è stata contaminata, quindi la butterò. Questo serve per l'igiene degli occhi, la inzuppate di acqua bella un po' caldina, lo premete tra i palmi delle mani pulite, poi ci mettete qualche goccina di detergente delicatissimo, lo passate delicatamente, lo tamponate sui vostri occhietti. La lacca a cielo alto, chi se la ricorda?
Questa è la formula Silk, leggera, lacca ecologica, senza gas, propellenti. Ve la ricordate? Questa negli anni 60-70 uscì come un prodotto veramente innovativo in quanto ecologico e si chiamava Cielo Alto, si chiama. Questo l'ho comprato queste sono le confezioni da viaggio, le ho preso su Amazon, mi sembra che quattro di queste venivano vendute, il prezzo è super accessibile. Questo invece mi è piaciuto molto, il siero, è un siero ma è in crema, è illuminante antimacchie a base di vitamina C di Garnier. La mia dermatologa mi ha detto, so che non tutti sono d'accordo, di solito poi c'è sempre qualcuno che dice no, a me hanno detto che va usato di giorno. La mia dermatologa mi ha detto di usarlo di sera, non perché di giorno sia fotosensibilizzante, ma perché è fotosensibile, cioè la sua azione viene sminuita dall'azione del sole. Dovete proteggere la pelle, sì, ma anche questa è un po' una leggenda metropolitana, la pelle va comunque protetta dal sole, sia che mettiate un siero con la vitamina C, sia che non lo mettiate. Poi. Profumo meraviglioso di Creed, questo è un top all'ennesima potenza, Silver Mountain Water di Creed, costa, ma vi trasporta sulla riva di un fiume freschissimo in montagna. Ma non in montagna d'inverno, è primavera, quando i fiumi trasportano un po', come dire, l'acqua data proprio dallo scioglimento dei ghiacci. Altra confezione di Fria. Questa io la uso. C'è qualcuno che con una certa maleducazione mi ha detto: perché la usi? Perché non ti lavi? No, questa si usa quando siete in giro. Mi intendete, no? Ok, altro pacchettino. Non che io in un mese ne consumi tanti, questi sono residui. Questo ce l'avevo in casa da 100 anni, il detergente unghie di Mavala, quello delicato, ma veramente ce l'avevo da un 15 anni. Aveva un po' perso la sua efficacia, senza acetone, eccetera, eccetera. Comunque l'ho finito, adesso è completamente finito. Questo lo strapromuovo e ringrazio Labcare per averlo omaggiato, il Pink Oil Multifunzione, che è uno struccante detergente nutriente, 125 ml, è in forma di gel rosato, è veramente la fine del mondo. Dunque, struccare, secondo me, no. Ci vuole qualcosa di più. Prima ci vuole un'acqua micellare, un qualche cosa, un gel micellare. Comunque questo vi pulisce il viso benissimo. Anche dopo un olio. Poi, The Professional Super Setter, lo spray settante senza alcol di Benefit, gran prodotto, c'è cioè in diversi formati, almeno due, questo e quello Travel. Ottimo, ottimo, ottimo. Adesso l'ho sostituito, sto usando quello di Clio. Questo per l'igiene delle fosse nasali, Elisomar, che c'è, come ho detto anche altre volte, in due tipi. Questo che è per l'igiene quotidiana e un altro invece che è blu, la confezione, se siete proprio raffreddati. Questo invece è preventivo. Poi, prodotto strapromosso, strapromosso Dottor Hauschka, che è questo balsamo, questa specie di pomata, come vedete è completamente finito, è privo di profumazione ed è un balsamo per il contorno degli occhi. Questo ve li fa rinascere, ma si trova facilmente online. Finito l'ennesimo boccettone di Vino Perfect Siero Antimacchia di Caudalie, c'è chi lo ama e chi lo odia. Io lo amo, ma come ho detto tante volte, con la nuova formulazione che ha la ghiera non di metallo ma di plastica, è meno efficace, è vero. Poi, questo è un prodottino che si massaggia sulle gengive sensibili di BioRepair Plus Oral Care. Io credevo che fosse un dentista, ma mi aveva dato un cappuccino di dentifricio. Invece poi mi sono accorta che no, è un siero che si massaggia sulle gengive dopo aver lavato i denti. Prodotto toppissimo di Eterea. All You Need Super Serum, un siero viso che aveva dentro tutte le pagliuzze d'oro. È proprio della linea tutta gold. È un ottimo, ottimo prodotto.
Mario Badescu Skin Care, il siero contorno occhi illuminante, prodottino senza infamia e senza lode, non mi ha fatto urlare al miracolo, ma è molto molto delicato, quindi anche se avete una pelle delicatissima, Mario Badescu Brightening Eye Serum fa per voi. Poi cos'è che ci abbiamo? Olietto per le sopracciglia della nuova linea di tutta rinnovata di Benefit, Was Soft. È un brow oil che voi fate la vostra skincare e tutto quanto, poi vi mettete il vostro siero sopracciglia se lo usate sopra, quando il siero sopracciglia si sta asciugando, due goccioline, ma proprio due, che mettete su un polpastrello, uno di qui, uno di qui, e lo massaggiate, basta, niente di che, non vi unge, tranquilli, è ottimo. Prodotto super top, questo magnifico, ha l'unico difetto che ci sono dentro solo 20 ml, quindi vi dura un po' un tubo. MAC Studio Fix Everywhere, questo è una all over face pen, un crayon correttore del viso, e praticamente si usa così a siringa, è un po' particolare, poi lo mettete come un fondotinta, ma anche sotto, su tutte le zone dove avete bisogno di correzione. Il mio colore, scelto dalla venditrice in quel di Napoli, NC25, è fantastico. Lo ricomprerei? Sì, ma adesso ne ho tanti che devo finire, però prima o poi lo ricompro. Non so quanto sia stato amato, però, perché questo erogatore che a qualcuno non piace. Boccettino di acqua di Sirmione vuoto, questo è uno spray nasale anche lui, tipo questo qui, questo però è più efficace, è più fortino, è piacevolissimo e sa comunque di zolfo, di uova marce, quindi a molti non è gradito. Ho finito questo burro di cacao che avevo preso nel centro estetico dove vado a fare manicure, pedicure, pulizia del viso, eccetera. E all'aloe vera ed è un brand che vendono esclusivamente nei centri estetici, IDC Institute. Non vi metto mai i link a questa, perché sono troppi e poi non ho i link, dovrei fare una ricerca abbastanza complicata. Pennello che punge, quando diventano vecchi pungono, poi qui si era saltata tutta la vernice, poi si sta tutto spaccando, insomma, e non ricordo il brand, mi perdonerete, ciao, dopo ti raccolgo. Poi ho finito l'Ultra Balm di Clio Makeup, sapete che adesso è stato riformulato, questo è il primo che era leggermente rosato, ha un odore terribile perché probabilmente era aperto da troppo tempo, di solito ha, quando è nuovo, un delicato profumo, questo era il frutto della passione, non so se quello che c'è adesso che è stato riformulato, che è praticamente questo qua, vediamo se lo prendo al colpo. L'Ultra Balm di adesso, che almeno quello che ho io è un po' strano perché è scrabbante, c'ha dentro come dei granuletti che poi vanno via, non so se anche il vostro è così, questo non ha assolutamente profumo, vabbè, però qualcosina c'è, ma è dolce, ma insomma molto molto delicato e sopportabile anche da chi non ama i profumi. Poi abbiamo questo, diciamo, senza infamia e senza lode, il siero replumping all'acido ialuronico 3% e aloe vera e glicerina di Garnier. Niente male Garnier con questi suoi sieri, perché ti offre un prodotto buono a un prezzo veramente imbattibile. Questo purtroppo l'ho dovuto buttare via perché è andato a male. L'avevo dimenticato in fondo a un cassetto di La Roche-Posay Tolerian Dermallergo Eau, cremina che si può mettere anche sulle palpebre. Sono poche le creme che consentono un accesso alle palpebre. Perché? Perché tutto quello che sta sulla palpebra poi cola dentro gli occhi, e questo però lo potete fare perché non cola nulla. Mentre altre creme contorno occhi, tipo, che ne so, questo di Badescu, non va messo sulle palpebre. Sì, fa niente, qui casca tutto. Poi abbiamo qui, senza infamia e senza lode, questa linea di skincare, che secondo me per le pelli giovani, 1, 2, 3,
trovata da Douglas, mi sembra. E avevo preso un po' di prodottini, comodi, sono piccolini, li avevo portati l'anno scorso in un viaggetto a Napoli. Poi ho finito il Gimme Brow di Benefit, che come sapete io uso il Grey. Adesso è stato praticamente, verrà mano a mano sempre più sostituito da questo spettacolare prodottino che è la stessa roba, è sempre un mascara per le sopracciglia, ma è ceroso, cioè contiene anche cera, quindi ve le fissa anche e ve le colora, insomma, leggermente, però questo è più scuro, quindi se usate il grey dovete fare come me che ho preso il 4.5, dovete prendere una tonalità in meno perché è molto molto carico. Il ragazzo lì di Sephora mi ha fatto provare quello scuro proprio per convincermi che il grey non andava più bene. Poi questo è un top, Everlasting Concealer di Clarins, il colore più chiaro, ha poche colorazioni, però il Clair a me va benissimo. Questo qua, oltre a essere tutto disastrato, questo pennello punge da maledetto, via. Spazzolino da denti preso da quel negozio lì di prodotti, sono cinesi ma di ispirazione giapponese. Come si chiama? Lui non mi resta in testa. Mio San. Boh. Comunque, questo ha una enorme collezione di setole morbide. Penna che mi avevano regalato al mio centro estetico, non ha mai funzionato. Buttiamola. Bello il colore però. Color rubino. Altro Gimme Brow, che era un'altra trussettina, ma anche lui si è finito di usarlo, insomma, non c'è più niente, e come non c'è più niente nel nostro sacchetto. Quindi, in attesa di utilizzare, non sono abituata a capello così lungo. Vabbè, comunque dicevo, alla prossima. Ovviamente adesso qui siamo pieni, strapieni di prodottini e il plink plink non lo troviamo. Allora lo coseremo, lo fermeremo manualmente. Alla prossima, fate ciò che vi fa stare bene. Ciao! No, non abbiamo fermato nulla. Allora facciamo qui. Bye! Bello il rossetto, è Always On di Clio.